Ciao ragazze, buongiorno e benvenute nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con il sito DoItU. Allora, come avete visto nell'unboxing, ho preso la resina della Reschimica, la Fill Crystal, e ho preso i colori Prisme Fantasy. Allora, come prima cosa mi vado a creare una base su cui poi dopo utilizzare i colori della Pebeo. Quindi andrò a realizzare questi due gufetti, questi due, e con la resina, quindi con la Fill Crystal. Allora, questa resina ha un rapporto di 100 a 60, quindi andrò a colare nel mio caso 5 grammi di componente A e 3 grammi di componente B. Quindi, una volta versata la mia resina mescolata, andrò a colorarla di nero. Quindi una volta pronta la mia resina, la vado a versare negli stampi e la lascio catalizzare. Vi faccio vedere questo pezzettino dove vado a colare la resina, ve lo metto velocizzato, in modo che poi, una volta catalizzate le mie forme, andiamo a lavorare con i Pebeo. Allora ragazze, le mie creazioni si sono catalizzate, e tiro fuori questi due piccolini. Questo no, perché devo finire di riempirlo in quanto è troppo basso, ecco, quindi lo devo finire di riempire, mentre questi gufettini sono pronti per essere lavorati. Allora, questo è il primo, fatti su base nera perché secondo me è ottima la base nera. Sotto, ok. Oh no, qui è venuta un mega bollicione. Vabbè, qui c'è una bolla, ragazze. Allora, ragazze, ho cercato di riprendere un attimino qui la bolla che si era creata e adesso va più che bene. Quindi, ragazze, adesso prendiamo i colori della Pebeo, i Prisme Fantasy, li vado a girare per bene perché questi hanno bisogno di essere veramente mescolati, ma per bene, quindi andiamo a mescolare i colori benissimo, quindi dal basso verso l'alto andiamo a mescolarli. Una volta che li ho mescolati tutti, ragazze, mi metto all'opera per andare a creare delle decorazioni sui miei gufi. Poi lascio agire i colori, quindi si creeranno questi alveoli, questo effetto fantastico dei prisme, e dopo ve li faccio vedere. Comunque, la parte dove vado a lavorare con i colori sui gufi, ragazze, sarà velocizzata, proprio perché così vedete quello che faccio, e poi andiamo a vedere il risultato una volta che si sono asciugati i colori. Quindi adesso continuo a girare tutti i miei colori per bene e poi mi metto all'opera.
queste sono le creazioni terminate, quindi questi sono i due gufetti che abbiamo fatto insieme e questo è il gufo più grande che ho fatto poi da sola. Devo dire che sono fantastici questi colori, danno degli effetti molto particolari. Come vedete qui abbiamo tutto il gufo ricoperto di questi alveoli, mentre gufo più grande, mentre i gufi più piccolini. Allora, l'effetto si è spostato quasi tutto verso il basso, come vedete. Cioè, è molto bello anche così, eh? Molto particolare. La cosa interessante è che tutte e due, su tutte e due ha fatto lo stesso, effetto. Si sono mossi tutti, gli alveoli si sono mossi tutti verso il basso, si sono formati verso il basso. E devo dire che sono fantastici, non ho parole, sono bellissimi. Quindi, ragazze, con questi io andrò a creare degli orecchini. Con il gufo più grande andrò a creare una collana lunga. Quindi metterò il cordino in cuoio e creerò una bellissima collana lunga. Poi vi voglio far vedere un'altra creazione a cui sto lavorando, che ho voluto provare, su cui ho voluto provare i Prismae Fantasy. Allora, è questo acchiappasogni, solo che qui gli alveoli non si sono formati, quindi ho capito che anche se questa creazione è piatta, non ha lo stesso, non è larga come la base su cui lavorare, non è larga come sui gufi, per esempio, e quindi il colore che io ho messo anche in più proprio per creare questi alveoli è scivolato tutto verso il basso. Quindi è rimasta una minima parte sulla creazione e purtroppo non è venuto l'effetto. Però mi piace lo stesso, quindi lo sto terminando. L'unico punto su cui un po' si sono formati, ma proprio leggermente, forse aspettate, vi faccio vedere se trovo. Ce n'era una. Forse qualcosa su questa foglia, su questa piuma, come vedete, qualcosina qui. Però il risultato comunque mi piace lo stesso e quindi sto lavorando anche a questo acchiappasogni. Quindi, ragazze, io ho provato questi colori Prismae Fantasy, sono fantastici, sono veramente qualcosa di unico eccezionale. Quindi ragazze, io sono soddisfattissima per questo mio, diciamo, per questa mia prima volta con i Prismae Fantasy. Le creazioni sono fantastiche, mi piacciono tutte, anche la base dell'acchiappasogni, anche se non si è formato l'effetto. È stupendo lo stesso. Quindi, piano piano voglio prendermi altri colori della Pebeo, i Prismae Fantasy, ma anche ma anche Fantasy Moon, perché ho visto che anche i Fantasy Moon sono molto belli e soprattutto per fare le decorazioni, per lavorare su questo tipo di base, tipo la base dell'acchiappasogni, secondo me i Fantasy Moon sono perfetti. Quindi ragazze, sono soddisfattissima di questi stupendi materiali che mi ha inviato la DoItU. E che dire? Anzi, cosa dite voi? Aspetto i vostri commenti perché io sono rimasta veramente contentissima di questo risultato. Quindi, come al solito, poi nell'info box trovate il link della resina e il link di questi fantastici Prismae Fantasy, oltre al link del sito DoItU. Bene ragazze, io vi saluto, vi mando un mega bacione e ci vediamo poi con i prossimi video. Ciao ragazze!